imprese che rappresento, nelle chiacchierate che abbiamo fatto e anche abbiamo vissuto con mano, hanno subito due tipologie di danno. Il primo è che come imprese del territorio, insistendo sul territorio, hanno subito l'alluvione come tutte le altre. Dall'altro lato c'è una forte lamentela da parte degli imprenditori per non essere, innanzitutto, essere ancora stati pagati praticamente quasi per intero. Perché si parla di, relativamente a uno dei nostri comuni, di 6 milioni di euro maturati da parte delle imprese di lavori. Per dire, i miei associati la notte stessa sono intervenuti con mezzi meccanici per togliere fango, per tamponare magari parti di fiumi o di rigagnoli che si sono trasformati in quella notte in piene, hanno sradicato alberi, eccetera, eccetera. Quindi hanno fatto, diciamo, un lavoro di pronto intervento. Io ho alcuni iscritti che stanno facendo mutui per sostenere gli anticipi fatture e le spese che hanno dovuto sostenere da quel momento in poi. Per di più c'è una questione che, nonostante da un punto di vista legale la procedura, le procedure utilizzate, adottate dalle amministrazioni siano perfette e ineccepibili, viene lamentata quasi una mancanza di sensibilità verso le imprese, nel senso che gli strumenti di legge potevano essere anche le trattative dirette. Le imprese che sono intervenute, che volevano intervenire, che vogliono intervenire, che vorrebbero lavorare sul territorio, sono anche quelle stesse che hanno subito il danno. Quindi si chiederebbe talvolta alle amministrazioni di avere un occhio di riguardo nel rispetto della legge per poter cercare di ridare lavoro al territorio che ha subito la ferita. Le amministrazioni hanno operato in maniera legittima, però con la somma urgenza avrebbero avuto la possibilità di andare in trattativa diretta con realtà che sul territorio ci sono e che sono in grado di soddisfare lavori, mentre per esempio i pochi lavori che sono stati per adesso pagati sono andati in procedure aperte, quindi con gare in cui a Massa Carrara potevano intervenire sono intervenute imprese che possono andare dalla Val d'Aosta alla Sicilia. Ci si chiede talvolta se in una situazione del genere, dove c'è un commissario, dove gli strumenti di legge potrebbero essere sono più flessibili, un occhio di riguardo nei confronti del territorio delle imprese ci si sarebbe aspettato.